Emanuela Augelli, presidente AIGO Confesercenti Napoli e Provincia. Diversi convegni di Confesercenti con il procuratore Gratteri, il prefetto di Bari sul tema della legalità, economia, abusivismo, un tema che riguarda anche il settore extraalberghiero. Esattamente, sì, abbiamo fatto una serie di incontri notevoli, appunto veramente molto importanti, dove l'abusivismo è indubbiamente l'argomento principale che interessa un po' tutti i settori. In particolar modo è l'argomento che noi dell'associazione AIGO, che ricordo essere l'associazione italiana dei gestori dell'ospitalità, riguarda naturalmente tutte le strutture extra alberghiere, in questo caso noi ci occupiamo di quelle su Napoli e provincia, e stiamo cercando di proporre dei protocolli e di richiedere un aumento dei controlli, in quanto le strutture in piena regola sono ancora troppo poche rispetto al numero che invece presentano gestionali importanti internazionali come per esempio Booking.com o Airbnb, che presentano un numero molto elevato di strutture qui in Campania, soprattutto su Napoli e provincia, ma che di cui la metà ancora non sono in regola. C'è un problema riscontrato nelle grandi città italiane, quindi anche a Napoli, che si coniuga poi con l'emergenza abitativa. Il Comune di Napoli sta cercando di correre ai ripari anche attraverso controlli, ma questo riguarda anche le nostre isole. Assolutamente sì, in particolar modo Ischia, naturalmente l'isola in questo momento è una delle più gettonate, ma è anche quella più grande, dove appunto ospita tantissime strutture ex alberghiere. Con questo fenomeno sono aperte veramente tantissime, ma anche loro faticano ad essere in piena regola. Ma dico anche una cosa, c'è anche purtroppo al momento ancora poca informazione e soprattutto anche formazione di questo lavoro, perché è un lavoro che è nato un po', è stato anche un po' inventato negli anni, e noi stiamo cercando anche con l'associazione di formare quelli che sono i gestori di queste attività per cercare di farli entrare nel pieno delle regole. Più uno è formato, più è informato, più tenderà a seguire naturalmente le regole. Sull'isola di Ischia avete una stima di quali potrebbero essere e quante potrebbero essere le attività extraalberghiere abusive? Guardi, considerando che il totale delle strutture in tutta l'isola presenta un numero pari a 15.000 strutture extraalberghiere, quindi stiamo parlando di B&B, stiamo parlando di affittacamere, anche di alberghi diffusi e soprattutto anche di boutique hotel, che è un fenomeno che si sta sviluppando moltissimo, quindi non è più soltanto l'appartamento, su 15.000 purtroppo meno della metà sono in regola, quindi è un numero ancora troppo basso. Dobbiamo indubbiamente aumentare i controlli.